Buon pomeriggio a tutti voi. Oggi siamo qui a fare una brevissima diretta per cercare anche di dare alcune spiegazioni riguardanti il DPCM che in maniera, abbiamo anche già detto, abbastanza tribolata è arrivato ieri sera, in realtà in tarda nottata, che ha allargato alcune delle zone più controllate in numerose province nel nord Italia, le famose o famigerate zone rosse. Adesso noi come provincia di Bologna, città metropolitana di Bologna, non facciamo parte delle zone rosse così come altre province, come ad esempio i nostri confinanti di Ferrara, però nel DPCM c'è qualche novità che ci riguarda anche a noi come territorio e quindi penso sia utile dare qualche spiegazione in più, sia per quanto riguarda alcune attività che lavorano con tutto ciò che arriva dall'esterno, sia per quanto riguarda la regolamentazione delle nostre attività stesse nel loro funzionamento interno. Innanzitutto le novità principali. Adesso andando a leggere, noi dobbiamo capire che rispetto a prima c'è un restringimento soprattutto per quanto riguarda alcuni tipi di attività, perché infatti sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati. E questa è una novità rispetto a prima in questa misura. C'è da fare un ulteriore approfondimento per quanto riguarda alcune attività come i bar e la ristorazione, in cui, come abbiamo già discusso in altre occasioni, come i tanti organi di stampa e tanti media dicono, c'è la famosa regola del metro da rispettare. Ecco, quello che voglio dire io, dicendolo anche alla comunità molinellese, soprattutto ai ristoratori e soprattutto a chi detiene un'attività di questo tipo, così come altre attività. Adesso cominceranno dei controlli su come vengono fruite le attività. Probabilmente già in queste giornate o dalla giornata di domani. Quindi è un argomento su cui non si può scherzare e le distanze andranno rispettate. E ci saranno soprattutto dei controlli per far vedere che queste distanze poi effettivamente si rispettano. Ci saranno sicuramente anche alcune novità per quanto riguarda come funziona la meccanica del nostro comune. Perché, lo dico fin d'ora, anche per garantire l'utenza e per garantire soprattutto anche gli operatori che un servizio lo devono dare all'utenza, cerchiamo di venire in comune per quelle che sono le urgenze. Se uno ha un dubbio su quello che può essere un'urgenza o no, chiama il centralino, lo 051 690 68 11, spiega le sue motivazioni e gli viene detto tranquillamente se può fare una cosa o meno. Ma cerchiamo di utilizzare del buon senso da questo punto di vista. C'è un tema che in questi giorni abbiamo, come dire, cominciato a progettare anche cercando di capire in che direzione si andava rispetto all'evoluzione dell'epidemia, che è questo, che è quello del sostegno alle categorie un pochino più deboli come gli anziani o chi è impossibilitato a muoversi o chi può essere più soggetto alle conseguenze di questo virus. Quello che dobbiamo cercare di far capire è, in prima battuta, tutti si devono muovere il meno possibile. La gente deve stare quanto più possibile in casa. Gli anziani a maggior ragione. Il comune di Molinella cosa ha intenzione di fare? Istituisce due numeri, lo 051 690 68 88 e lo 051 690 68 29, che molto probabilmente già dalla giornata di domani, e naturalmente pubblicheremo dei manifesti e degli stampati per rendere questa notizia ancora più accessibile, potranno essere contattati per la risoluzione di piccole problematiche logistiche. L'anziano che non si può muovere ma deve andare a prendere dei risultati medici, l'anziano che naturalmente non si può muovere ma ha bisogno di fare la spesa, cercheremo di capire come fare. Non chiamate però questi numeri per quello che sono le emergenze di tipo medico, per quelle
continuano a valere il 1500, il 112, il 118, l'800, 033, 033. Questo invece che abbiamo detto prima è un modo per contattare il comune per stare dentro alla risoluzione di piccole problematiche che, andando verso un periodo ancora indefinito di scarsa mobilità all'interno del comune, potrebbero incorrere. Facciamo anche una considerazione che è una notizia che non confermiamo definitivamente, ma le notizie vanno in quella direzione: non ci dovrebbero essere limitazioni per il trasporto di merci per le attività del territorio, per farle partire e per riceverli. C'è una limitazione per le persone che abitano e risiedono nelle zone rosse nello spostarsi dalle zone rosse, ma sulle merci e i trasporti che servono per mandare avanti nella sostanza nelle nostre aziende, nelle note che stanno arrivando dal Ministero dei Trasporti, pare che ci sia la libertà di movimentare. Naturalmente, man mano che arriverà l'ufficialità, la comunicheremo e su questi canali e inoltre su quelli ancora più ufficiali. Detto questo, quello che è importante dire oggi è questo. Noi siamo dentro un contesto a Molinella in cui non abbiamo ancora notizie di casi certificati di residenti sul nostro territorio. Non è detto che non arrivino, lo sappiamo bene, queste cose possono essere dietro l'angolo, ma non è una situazione che può essere sottovalutata anche e soprattutto perché c'è il rischio di sovraccaricare il sistema sanitario regionale e nazionale, oltre quella che è l'incolumità di tante persone. Quindi, quando si dice che bisogna stare in casa il più possibile o rispettare le norme sanitarie che sono state date, bisogna cercare, a maggior ragione d'ora in avanti, di farlo quanto più pedissequamente possibile. Naturalmente ho chiamato alcuni centri sociali che non erano obbligati dalla norma, soprattutto dove risiedono i più anziani, nei giorni scorsi. Abbiamo con i presidenti delle associazioni che li gestiscono convenuto la momentanea chiusura, è anche un gesto di buona volontà da parte loro. Possono continuare quelle attività anche dentro gli impianti sportivi che assicurano il rispetto delle norme che sono state fissate. Se ci saranno ulteriori novità, soprattutto per quanto riguarda il trasporto di merci e la movimentazione delle persone, naturalmente lo diremo. Per ora siamo a ribadire che le merci potranno continuare a essere trasportate, mentre da chi viene dalle zone rosse ci sarà il blocco. Naturalmente non sappiamo ancora i dettagli di come queste misure verranno adottate, perché non sono naturalmente i comuni che le fanno rispettare per quanto riguarda quelli che sono i blocchi territoriali, perlomeno. Detto questo, ci aggiorniamo strada facendo. Noi abbiamo l'aspettativa, la speranza, definiamola come ci pare, di non arrivare a essere definiti anche come provincia di Bologna una zona rossa, ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza. Per questo siamo qui, il comune, pur con le limitazioni che dicevamo prima, va avanti, vanno avanti i servizi e da domani ne mettiamo in campo anche qualcuno in più. Per oggi vi auguro, per quanto possibile, un buon proseguimento.